da te, perché abbiamo visto sabato le manifestazioni molto violente a Roma, anti Green Pass per l'appunto. Si prevede che ce ne saranno delle altre, adesso speriamo appunto non che siano pacifiche. Sono state infiltrate da movimenti neofascisti come Forza Nuova. Oggi il Presidente del Consiglio Draghi ha fatto una conferenza stampa sul G20, sull'Afghanistan, e c'è stata una domanda consentita, diciamo, sulla politica interna, ed è stata appunto quella su un eventuale decreto del governo per sciogliere Forza Nuova. Draghi ha detto che il governo ci sta riflettendo e che naturalmente molto dipende da quello che succederà, che deciderà la magistratura. Ora, in serata, Giorgia Meloni ha detto che lei è stufa di Forza Nuova, che se il governo vuole scioglierla, che la sciolga. Sarebbe questa la strada giusta, Gad? Ma intanto lasciami così obiettare. Siamo sicuri, Lilli, che le manifestazioni sabato siano state infiltrate da Forza Nuova? Perché io ho guardato il palco di Piazza del Popolo, lo speaker numero uno, quello che passava al microfono, era lo stesso Giuliano Castellino che poi abbiamo visto andare all'assalto della CGIL. Ho saputo, ho letto sui giornali che la persona che è andata in questura a chiedere l'autorizzazione, la promotrice, l'organizzatrice, si chiama Pamela Testa ed è quella che indossava la maglietta boia chi molla. Per cui va bene distinguere, va bene consolarci, ma io sto dicendo che il problema è molto più serio, più largo, che il cospirazionismo, quello che ha portato su quel palco anche il magistrato Giorgianni, che ha scritto un libro a mio parere delirante per raccontare che dietro alla pandemia ci sono come registi le oligarchie del mondo, ahimè, con prefazione di Nicola Gratteri. Insomma, è qualche cosa che inquieta perché è largo, diffuso, e questi sono stati promotori. Detto ciò, non c'è dubbio che Forza Nuova, io l'ho assaggiata un paio d'anni fa a Prato, il rapporto con Forza Nuova, quando ti urlavano ebreo come se fosse un insulto, perché per loro lo è appunto l'usuraio che depreda il popolo. Questo clima, come dire, non lo abbiamo scoperto solo con l'assalto alla CGIL, e quindi sì, io penso che non risolva il problema. Non risolve il problema lo scioglimento di Forza Nuova, ma siccome un tale ministro Scelba, che era un democristiano conservatore, non era un partigiano combattente stalinista, ha promulgato una legge che vieta la ricostituzione del partito fascista, questi si dichiarano fascisti, operano militarmente in piazza, hanno pianificato addirittura di arrivare al Parlamento per fare la stessa cosa che hanno fatto alla CGIL. Credo che sia un segnale inevitabile sciogliere questa organizzazione. Dopodiché, chiaro, il problema è molto più vasto e serio. E Alessandro Giuli...